Benvenuti, allora parliamo di Patterns. Patterns è il nuovo gioco della Linden. Se vogliamo trovarlo con Google, dobbiamo cercarlo con Patterns Build Linden, perché se cercassimo solo Patterns non troveremmo un granché. Allora, Patterns Build Linden, qui troviamo, ecco qua, By Patterns, quindi. Questo perché? Perché questo gioco va comprato, si compra da qui a pagandolo al momento circa 10 dollari. Questo perché è in prova, quindi basta mettere tutte le indicazioni, seguire il tutto e vi verrà dato una specie di codice di accesso che vi consentirà poi di installare il tutto. Come facciamo a iniziare col Quick Start? Eccolo qua. Allora, Patterns funziona con questa applicazione che si chiama Steam Powered. Ah, tra l'altro funziona soltanto con Windows oppure Mac, quindi Linux al momento non è supportato. Quindi dovete andare su Steam Powered, normalmente detto Steam. Però se cercate Steam non ve lo trova, quindi steampowered.com e da qui potete installarvi Steam. Quando poi installate Steam potrete poi lanciare l'applicativo Patterns cercandolo. Adesso lo vediamo un attimo, nel senso che lanciamo il nostro Steam una volta installato. Quindi proviamo a lanciare Steam, ecco, vedete che Steam parte con lo store e nello store potete cercare patterns. Cercando patterns vi compare subito e vedete che c'è il simbolino di Mac e di Windows e quindi è possibile comprarlo. Cioè, qui in realtà non si compra, vedete che ci sono i giochi che costano, però per poterlo usare occorre specificare una chiave che viene consegnata quando si completa l'acquisto con la Linden. E questo, diciamo, sono il. Ah, tenete conto che quando poi lo scaricate, Patterns occupa, quindi adesso l'ho scaricato, Patterns che è questo, vedete che ci ho giocato un tot di ore, andiamo a vedere le properties. E fra le properties di questo oggetto, dunque vediamo, ecco 417 mega, in realtà ne scarica un pochino di meno, quindi circa 200 rotti mega, quindi non è proprio esattamente piccolissimo. Comunque una volta che poi l'avete scaricato vedremo come giocarci. Ok, ecco che adesso l'ho lanciato, quindi abbiamo il nostro patterns che gira per motivi di registrazione in una finestra abbastanza piccola. La versione è build version 001b, questa è la seconda versione e dovrebbe uscire una versione ogni 2 settimane circa. Qui abbiamo la possibilità di tre scelte, play, piuttosto che l'opzione, piuttosto che l'help. Ora l'help in realtà dice molto molto poco, adesso comunque lo vediamo. Le opzioni sono interessanti perché possiamo scegliere la risoluzione, ho scelto adesso una risoluzione bassa, la qualità media e gli ho detto di non andare in full screen. Poi voi farete quello che più vi aggrada. Magari mettiamo un po' più basso il volume, se ci riusciamo. Ecco. Così ci disturba magari un pochino di meno. Ok, e poi torniamo al menu principale, che è questo. E in questo andiamo in play. Allora, quando facciamo play possiamo fare resume un qualche gioco che ho già giocato, vedete che ho già giocato, oppure fare un nuovo gioco. E quindi per fare un nuovo gioco posso ricoprire quello precedente oppure prendermi uno totalmente nuovo. Quindi nel momento in cui gli ho detto new e 2, quindi ho 3 slot di gioco, a questo punto parto da una situazione completamente nuova. E qui vediamo un attimo, quindi ci impiega un attimino a caricarsi. Ok, 94, quasi al dunque.
un po' più pesante sembra il Second Life. Eccoci qua. Allora abbiamo il nostro omino qua che vedete che è tutto triangoloso con gli occhietti neri ed è all'interno di una piramide. Io sto muovendo il mouse, vedete, muovendo il mouse si muove e vedo un po' quello che c'ho intorno. Mi muovo con le frecce, vado avanti. E questa è la modalità, diciamo, più importante di gioco. WASD sono le solite frecce, oppure anche con le freccine funziona, però per chi gioca ai giochi di solito usa queste freccette. La cosa che ho impiegato un po' di tempo a capire è che ci sono due modalità di navigazione, quella che si possono selezionare con tab. Cliccando tab vedete che ho una modalità in cui muovendo il mouse mi muovo tutto intorno. Quindi è una modalità diciamo scenica, mentre invece l'altra modalità, questa, dove c'è, vedete, in basso a destra ci sono tab con i quattro segni rossi, è la modalità che uso per fare le cose, per muovermi. Questa è comoda per muoversi, Poi posso anche saltare, questo è importante con lo spazio, quindi se io prendo la rincorsa almeno 2, faccio freccia, cioè W e poi salto, vedete che mi salta di 2 tasti. Dopodiché le altre cose fondamentali, almeno per l'inizio, è che devo andare a avvicinarmi a questi oggetti e questi oggetti mi daranno delle sostanze cliccando col tasto destro. Quindi clicco col tasto destro e vedete che mi mangio quella sostanza che mi è andata in cima. In cima vedete che ci sono queste varie sostanze e mi sono arrivati 5 pezzi. Di che cosa? Vado con Z, premo Z. Mi è arrivato bone stone, cioè vuol dire pietra di ossa, credo, qualcosa del genere. Quindi se io voglio continuare a mangiarmi pietre di ossa, vado, continuo a cliccare col destro, vedete che c'è questo quadratino in mezzo, un po' come Minecraft, e quindi continuo a mangiarmi queste cose e ogni volta che mangio, cioè consumo, praticamente queste mi entrano nel mio inventory. Allora, con le sostanze non ci faccio un granché. Quello che devo fare è ottenere una forma. Praticamente vedete che sulla sinistra abbiamo un elenco di forme che io conosco. All'inizio non ne ho nessuna. Quindi il mio obiettivo è quello di individuare delle forme da fare. Però l'unica cosa che devo fare è uscire da questa piramide. Quindi devo andare alla porta e uscire dalla piramidina. Ok, sempre col tasto destro mi continuo a prendere pietra, eccetera. Ok, mi faccio uno, ci sono 119 pezzi, esco. Vedete? Ecco, allora la cosa più importante qui vedete che sono questi quadrati o oggetti che hanno questo simbolo particolare. Questo simbolo particolare è in pratica. E adesso aspettate, dunque si chiama, quindi andiamo con ZX, si chiama starene. Ecco, questi oggetti fatti in starene sono importanti perché se io li mangio, vedete che non soltanto mi ha dato dello starene, ma qui sulla sinistra mi ha dato una forma. Quindi a questo punto per accedere a questa forma basta che io clicca l'1, 1, e vedete che mi compare un oggetto, un cubo, fatto della sostanza starene, che però è preziosa, quindi io direi di premere Z e quindi usare la Bone Stone. Allora, Bone Stone, questo, nel momento in cui sono in questa situazione, posso, ecco, esercitarmi e quindi punto proprio sotto di me e clicco col tasto sinistro e vedete che puntando col tasto sinistro mi costruisco una torre e contestualmente mi posso elevare. Questo è un modo veloce per, ecco, e poi invece mi rimangio le cose e quindi vado. Allora qui l'obiettivo, il primissimo obiettivo da fare qua, vabbè, qui si possono mangiare queste cose nere che sono abbastanza interessanti, quindi mi prendo varie cose. E poi il primissimo obiettivo è quello di uscire da qua. Quindi vuol dire che devo andare in altre isole, qua in particolare, vedete, nell'isola vicina, e
E devo mettermi, quindi prendo il mio cubo, ecco, mi sono messo come avete visto, vi ho insegnato prima, e poi devo continuare a estendere, quindi metterci dei pezzi su, per prollungare e fare un ponte per andare dall'altra parte. Ed è un po' un casino, bisogna oscillare con tab, ok, in modo tale da poter cliccare col tasto sinistro, prolungo. Ecco, questo rumore che sentite è che sì, è un po' debole, ma sono riuscito ad arrivare, si stava per rompere. Se sento un rumore e vado avanti, senza cercare di rispettare la legge della gravità, rischia di crollare tutto e quindi posso morire. Ok, quando arrivo dall'altra parte, ecco, la prima cosa da fare è di andare su questa piramide. Vedete? E bisogna entrarci dentro. Anche vedete che è un po' un casino, quindi quella è la mia casa a cui sono venuto. Bisogna fare tab, quindi vedete che bisogna aggiustare. Io ci ho impiegato un po' di giorni per capire questa storia del tab. Vado in cima, ecco, devo andare in cima alla piramide perché se cerco di mangiarla dal basso, vedete, non me la fa. Quindi mi procuro un ingresso nella piramide. Ecco, vedete che le forme sono tutte un po' stranine. Vado dentro e qui abbiamo una specie di plancia. Questa plancia mi permette di costruire nuove forme, però prima di costruire nuove forme vado a vedere se qui c'è qualcosa. Vedete che qui c'è dello starene. Ecco, noi dobbiamo cercare i pezzi di starene perché sono importantissimi. Quindi ci mettiamo qua, ad esempio, e qua cominciamo ad andare su. Eccolo qua, quindi proviamo a vedere se siamo abbastanza vicini per rubare questo starene. Perfetto, quello no. Vediamo se siamo abbastanza vicini per rubare questo starene qua. No. Quindi dobbiamo avvicinarci, quindi qui ci siamo avvicinati abbastanza. Sì, perfetto. Quindi abbiamo, vedete che avendo preso i due starene abbiamo due forme in più. Quindi col 2 possiamo costruire delle piramidi a base quadrata. Quindi possiamo metterla per esempio qua, vedete? E con 3, premuto 3, abbiamo quest'altro, dunque 3. Ah, è una piramide però a base triangolare, quindi per poterla piazzare devo piazzarla qua dove c'è già un triangolo. E quindi così possiamo mettere i due o tre per formare delle costruzioni un po' complesse. Ok, una volta finita questa cosa qua ci distruggiamo, no, ci distruggiamo la nostra creazione perché ci serve ormai poco meno comunque e poi andiamo a vedere cos'è questo oggetto. Questo oggetto vedete che c'ha. Dunque, sopra vi permette di costruire degli oggetti, una specie di fucina di oggetti. Per utilizzarla bisogna cliccarci sopra e vedete che lui qua mi fa vedere, quindi cliccando, tenendo premuto il tasto destro, mi fa vedere delle cose che posso provare a costruire. Questo qui vedete che è una doppia piramide con base quadrata. E qui mi dice, mi offre un suggerimento. Vedete che ho possibilità di usare un oggetto a base triangolare, un oggetto a base quadrata e un oggetto che è un triangolo isoscele. Questo oggetto vedete che è fatto soltanto da triangoli equilateri, quindi si userà soltanto l'1. Quindi prendiamo l'1, lo mettiamo qua, ok, e qui entra in gioco, diciamo, la nostra capacità di costruire questo oggetto. Quindi, purtroppo qui è messo un po' storto, quindi per farlo come vuole lui, dobbiamo metterci, lungo uno spigolo e ne costruiamo altri 4. Quindi prendiamo uno e gli mettiamo a lato, se ce lo lascia mettere. Qua. Poi vedete che a questo punto compare questa cosa qua, quindi ci permette di fare hinge, che vuol dire ci permette di inclinarlo. Prendiamo sempre uno e gli mettiamo a fianco qua, lo incliniamo e poi prendiamo uno e lo mettiamo anche qua. Ok? E così abbiamo praticamente
costruito, cioè qui l'obiettivo è quello di, usando l'inge, vedete che si inclinano, si fanno, possiamo costruire degli oggetti. Adesso questo oggetto è un po' complicato per il video da fare, quindi cancelliamolo, quindi facciamo delete. Delete. E poi, no, se no facciamo esc e torniamo. Qui ci sono varie possibilità di cose costruire. Proviamo a costruirne una eventualmente più semplice. Tipo, ecco, qui possiamo provare a prendere tre triangoli. Ecco, ed ecco qua, uno può divertirsi a costruire con Inge. Ok, quando lui ritiene che avete fatto l'operazione, se mettete tutto a posto, allora lui vi dovrebbe dare il pezzo e ve lo dà qua. Adesso ve lo lascio per esercizio. Quindi, tornando qua, quindi facendo in questo modo, voi potete crearvi nuove forme. Le forme che create, quindi adesso abbiamo soltanto le tre di prima. Potete, ad esempio, abbiamo detto prima, scegliervi le varie oggetti. Allora, lo stare non ho ancora capito benissimo, ma dovrebbe permettere di fare cose che esplodono. Qui ci sono tutta una serie di cose che si possono fare. Se no, si possono fare anche oggetti fisici, quindi ad esempio si possono prendere fisici, vuol dire, ecco, proviamo. Comunque, ci sono vari tutorial dove. Ah, ecco, proviamo a metterlo qua. Vedete che quindi con tab ci giriamo attorno. Adesso qui. Ecco, allora un piccolo trucco è che se non vi piace come li ha messi, cioè se non è quello che volete ottenere. Ah no, qui dovrebbe andare già bene, perché mi sembra. Vabbè, adesso qui non è proprio il massimo, comunque l'idea è che potete fare degli oggetti, ecco, che essendo fisici rispecchiano potete spingerli, quindi ecco, se questa fosse un pochino cosa diventa una ruota e quindi può essere spinta e può fare i suoi mestieri. Ah, se una cosa sono queste QR, allora R. Praticamente selezionando un pezzo, vedete che si muovono le manine e a questo punto con D, se fosse possibile, con A, D o W, S si può ruotare l'oggetto. Supponiamo di metterne uno nuovo con Q, facciamo ESC. Allora, R lo togliamo, mettiamo l'oggetto per terra e poi facciamo R. Ecco, vedete che compare questa opzione che permette di ruotarlo. Adesso sentite il rumoretto, lo sta ruotando e ruota le sue cose. Facciamo R di nuovo, lo mettiamo qua e proviamo a vedere come l'R funziona su questo. Vedete che qua posso, ecco, vedete, posso ruotare la sua posizione. Quindi in questo modo vedete che è possibile. È possibile costruire oggetti, costruzioni, eccetera, e questo più o meno parrebbe il senso di questo gioco. Una cosa, se morite, non preoccupatevi di morire, perché se morite tornate nella piramide originale e dovete di nuovo fare tutto il mestiere di partenza. Proviamo a vedere se. Faccio solo vedere cosa succede quando morite. Quindi proviamo a uscire dalla piramide. Ah, abbiamo finito. Ecco, quindi vedete che qui conviene che abbiate un bel po' di elementi. Vediamo, perché altrimenti non riuscite a costruire. Ok, vedete che poi tutto si gioca nel riuscire a distruggere e costruirsi torre, costruire forme e costruire ponti per andare in giro per l'universo.
Più o meno, vabbè, tutto questo poi necessita di abbastanza tempo. Ah, laggiù in cima, tra l'altro, c'è uno starene da raggiungere e da distruggersi, poi da prendersi. E poi comunque cercate di sopravvivere e di raggiungere tutti gli starene che trovate. Ok, credo di avervi dato, spero, le basi del gioco. Ah, per uscire da qua, comunque dicevo prima, bisogna alzarsi e poi uscire dalla cima. Oppure uscire dall'apertura qui che abbiamo visto prima. Credo che sia più o meno tutto. E ringrazio, salve.